incontrato che lei gradisce? Io credo che non soltanto che è venuta, quindi io rischio, io credo che la torre del Piotone avrebbe potuto vincere, e io anche, però poi è chiaro quello che è venuto in campo, quello che non ha tra virgolette importanza se avrei o non avrei voluto vincere, è importante quello che abbiamo fatto in campo. In campo siamo su un campo difficile per giocare con il Crotone, non è mai facile. Il Crotone ha perso immediatamente, mi sembra che ha vinto a Verona. Siamo venuti qui a fare la partita, abbiamo concesso un tiro nel primo tempo, deviato la coppola e poi due tre tiri da lontano, ha ripreso, ma abbiamo concesso altro. Il resto, cioè, vicino un po' di più. Sì. Il resto credo che per lunghi tratti abbiamo fatto la partita, abbiamo sbagliato quattro volte il passaggio finale in maniera clamorosa, perché se no avremmo messo l'uomo dall'altro portiere. Quindi vuol dire, i presupposti c'erano, non abbiamo finalizzato, direi che sino a quel pezzo di campo, cioè quindi fino ai 16 metri, ci siamo arrivati. Poi sotto quell'aspetto ci manca quella scintilla finale per magari quando fai la partita, non parlo che ho, parlo in generale, quando fai la partita devi cercare di portare a casa la prima posta. Sono contento perché la Serie B la faccio purtroppo per me da un po' di anni. La Serie B è questa, la Serie B è che era, io ho sentito il commento, era un sabato favorevole alle inseguitrici, no? Diceva perché Padova giocava in casa con Grosseto, il Sassuolo giocava contro il Brescia, riusciva a 6 sconfitte consecutive. Venga a sapere che Padova ha perso in casa, che il Sassuolo ha pareggiato 90esimo, ci vuol dire. No, 95. Ah, 95, bene, comunque cambia poco. Cioè, questo per dire che il campionato di Serie B non hai mai certezza di fare risultato, non puoi neanche pensare di vincere tutte le partite, poi chiaro che bisogna fare un'analisi dettagliata su quello che ci è mancato per vincere questa partita. Concettualmente a livello di prestazione sono sicuramente soddisfatto. Qual è stata la maggiore sofferenza per Torino oggi? Quella che ho appena detto, cioè io sono contento di quello che hanno fatto, eravamo in quel momento padroni nel campo, siamo arrivati con grande facilità sulla tre quarti, ci è mancato la sofferenza che secondo me con il pizzico di lucidità, perché poi tutto quello che non avviene, noi ricordiamo il tiro, no? Ricordiamo una parata, ricordiamo un gol, ricordiamo un palo, ma non ricordiamo mai, perché questa è un po' la regola, di tutto quello che serve per accadere se bastava fare un passaggio di piatto fatto bene, no? Perché basta solamente due clamorosi di Stefano, ci sono di Verdi, era un passaggio, era solo davanti al portiere, magari Babbo perché sicuramente magari ha sbagliato il gol, però era solo davanti al portiere. Quindi... Però per una squadra di tasso tecnico così alto, tutti quei falli tecnici fatti in campo pesano un po' di prima, no? Sulla squadra se... in questa caratura. Parlare di falli, ecco, dopo quello che ho visto sabato e domenica sera, perché era... Vabbè, ma noi parliamo di questa, noi parliamo di questa partita. No, perché quelli, no, già parlare di tutto, perché quello che è successo oggi non era neanche un fallo rispetto a quello di domenica scorsa, capito? Quindi quello di oggi era semplicemente trovare il calcio normale, nessuno si fa danza, purtroppo sì, si è fatto male. Dopo 10 minuti si è fatto male D'Ambrosio, che era l'ennesimo infortunio che abbiamo, oltre ai vari Guberti, Sovracco, Damian e compagni. Non sono falli normali di gioco, è una partita corretta, è stata, mi sembra, fra due squadre che hanno maniera intelligente cercato di vincere, non ci sono riusciti, quindi ritorniamo alla domanda, perché è pareggiato. Ecco, volevo approfondire il fatto che... Scusa, c'era. È qualche partita che si parla della questione relativa, ad esempio nel primo tempo è stato a metà tempo abbastanza clamoroso quando Stefano dice ha avuto quella palla lunga, la poteva mettere un piattone dietro, mettere quasi in porta, penso che riferisse a quella circostanza. E poi c'è stato un Verdi, che cos'è quindi un po' di inesperienza perché sono due giocatori molto giovani? È una questione che riguarda ancora tempo tattica, è una questione no, più tecnica, che tattica, campo, è un passaggio di piatto che tattica, no? Perché la crescita di una squadra avviene strada facendo, avviene. Oggi noi abbiamo, ripeto, fatto molte cose con logica,
per quello che ha detto che sono soddisfatto, perché l'abbiamo fatto con logica e facendole con logica, mi riferisco a quello di prima, avremmo potuto fare concettualmente di più, però vuol dire la crescita avviene, lo ritorno a dire, stiamo parlando di una squadra che sta crescendo, stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica per la prima del campionato, stiamo parlando di una squadra che c'è la migliore difesa del campionato, stiamo parlando di una, cioè, stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso è uscita alla fine del campionato in una situazione obiettivamente difficile, no? Quindi questa è la conseguenza della partenza obiettivamente difficile, perché l'aspetto psicologico uccide, c'è la volontà di fare, però la crescita soprattutto dei più giovani, di avere la pazienza di... se parliamo di crescita, lo dice la parola stessa, andare in tempo di crescita. Mi permette una domanda, mister, senza nessuna polemica, vorrei che mi spiegasse calcisticamente che significa, ho sentito la sua conferenza stampa a Torino, ha considerato il Crotone una squadra noiosa. Senza polemica, calcisticamente che significa? Lei ha capito male. Ho detto noiosa nel senso positivo, nel senso ma con che significa? Nel senso che è una squadra che non molla mai, è una squadra aggressiva, una squadra che non ti permette di giocare, in questo senso ho detto. No, ma non è la polemica mia. No, ci mancherebbe il palato positivo, ci mancherebbe il senso polemica sul positivo, no? Sulla noiosa io. No, una squadra noiosa da incontrare, nel senso che è una squadra difficile da incontrare, perché è una squadra aggressiva, è una squadra che non ti concede spazio, è una squadra che non molla mai. Io ho visto a fine partita tra quattro giocatori stessi per terra, vuol dire che hanno dato il 120%, e questa è la, credo che sia la bontà di questa squadra, no? Insieme alla qualità di alcuni singoli c'è una disponibilità, una voglia incredibile, ecco perché viene accettato positivamente un punto su un campo che io considero comunque un campo che sono più difficili, ma Crotone non è uno dei più difficili. Poche occasioni da rete, ti determina un po' di rimpianto per la sconfitta di Bianchi o minimamente non vuoi sentire parlare del singolo che non c'è? È una domanda doverosa. Sì, finisce lì, la domanda nasce e muore nello spazio di un secondo. Mi è mancato molto Cuberti, molto Darmian, cioè se andiamo a parlare di essere una battuta naturalmente, ma che sto accendendo, perché è evidente che mancano, cioè parliamo di quelli che mancano, parliamo di quelli che hanno giocato, che si sono fatti in sbalzo, che abbiamo accesso poco, hanno chiuso spesso e volentieri bene gli spazi, hanno letto le traiettorie che sono i primi passi che dobbiamo fare per costruire una squadra, che lo ritorno a dire, il Torino non è una squadra schiacciassassi, Torino è una squadra che lavora per diventare una squadra protagonista, oggi non è ancora, ma c'è grande disponibilità, grande voglia per diventarlo, quindi nessuno al mondo, mio padre faceva il contadino e mi diceva che quando tu pianti un seme, lo innaffi, non è che esce fuori il platano, esce fuori una fogliolina, poi esce fuori un alberello, poi esce fuori due tre rametti, poi piano piano questo, se vogliamo con un'affiata fuori il platano diventa difficile, ma dagli un tempo, poi parlavate di Vergi, di Giamari, piano piano cerchiamo di inserirli, ma senza responsabilizzare i distanti, perché cambiamo di serie, diciamo, è un campionato semplicissimo, soprattutto avendo come a Torino l'obbligo di vincere, perché di vincere, non dicono di vincere anche a Torino, ma di vincere. Quindi sono tutte queste cose che noi conosciamo perfettamente, che cerchiamo di far sapere alla gente che stanno lavorando. Tu sai che se non lavorassero con l'impegno direi che non sono soddisfatto, invece dico che sono assolutamente soddisfatto. Ora quello che bisogna fare a breve, l'ulteriore piccolo passo avanti, l'abbiamo da sappare, oggi ne abbiamo fatti tanti, però un piccolo passo avanti che è quello del avere, come posso dire, la scintilla che scatena l'adrenalina del voglio assolutamente, voglio anche la vittoria, non mi basta, voglio fare bene, voglio fare la partita, voglio, tra virgolette, essere padrone del campo, ma il passaggio successivo è voglio passare alla cassa. L'attacco non c'è un problema, non c'è solo la scintilla, ecco proprio. Il problema molto certo, bene, sì. L'attacco un po' meno, però appunto è solo una questione di scintilla del momento, in sostanza. Cosa il colpo... Se noi avessimo fatto due gol a Bari, non avremmo più parlato. Se l'avessimo fatto nel primo tempo non avremmo più parlato di tutto questo problema esistenziale che sta un po' vivendo tutta la città di Torino, è strappato il sorriso sul problema esistenziale dell'attacco a Torino, no, della città di Torino, c'è gente che si ferma ai semafori e dice che sta succedendo, come mai
di gente che non mangia più, di gente che è sotto shock. Cerchiamo di, con calma, di riportare tutta la normalità. Anche questa era una battuta. Mister, se mi permette una domanda, lei è rimasto fedele al modulo di gioco dall'inizio alla fine, è uscito un terzino ed è entrato un difensore, è uscito... cioè questo... No, volevo dirle, questo ha favorito a Menichini che non si è dovuto, tra virgolette, cervellare per contrastare il gioco del Torino. Il problema non è cervellare, il problema è se sai fare una cosa, dipende come la fai, se la fai bene... ci può essere velarsi, passa la casa, se la fai bene, 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 con tutto il rispetto dell'avversario che è di fronte. Oggi pensavamo che per affrontare il croppone schierato in questa maniera bastasse, era necessario schierarci in questa maniera, siamo andati a Nocera, pensavamo che dobbiamo schierarsi in maniera diversa, ci siamo schierati in maniera diversa, abbiamo avuto un semplicemente è uno 0-0 che secondo me ci ha fatto parlare sin troppo. Lei a Crotone non perde mai, col Verona ha vinto, a Crotone non perde mai. Sì, col Verona ha vinto, no, 4 anni fa. Quando Soviero si era nervosito in quella partita, sì. Non lo ricordo. Io non ero solo, ma sentivo che urlava sotto. Ma non capitava mai. Perché anche gli esterni stanno alti, anche se rientravano in fase difensiva, rientravano anche Skriniar spesso. Entrava, però quando attaccano attaccano in quarto, quindi inserimenti dei centrocampisti, Iori, Bascia, quindi sicuramente quando attaccano fanno paura. L'unico pericolo proprio nel momento in cui seconda parte del secondo tempo il Crotone stava premendo tanto, si è anche sbilanciato un attimino e si è rischiato di prendere gol in contropiede, questo è il rischio che corre sì, contro squadre così, no? Quando giochi contro queste squadre abbiamo visto anche un po' col Verona contro la Regina, con la Samp, quando cerchi di impostare la giocata e ti sbilanci un po', in ripartenza sono sempre micidiali queste squadre. L'hanno dimostrato, abbiamo concesso poco e quel poco è venuto perché cerchiamo anche di vincere e di imporre il nostro gioco. Contro un grande avversario, primo classifica, ha subito 8 gol in questo campionato, quindi fargli gol non era facile, ma se c'è una squadra che è andata vicina a fare gol, questo siamo stati noi. Abbiamo preso un palo qui con Sansone subito.